Ragazzi e ciao ragazze, oggi siamo in questo nuovo video su piante con flutter. Oggi raccogliamo le patate. Queste patate sono state qua per un bel po' di tempo e andiamo a vedere che magari che cosa sarà piccola, perché ovviamente il vaso è piccolo, o se no sarebbero più grandi. Vabbè, comunque andiamo a prendere. Ok, 3. Ok, problema come soffio, aspettate, mica vi sposto qua. 3, 2, 1, aspetta, oh, ecco, ok, scutiamo un po'. Almeno una patata l'abbiamo. Eccola. Vabbè, adesso ora, perché ovviamente la voglio mangiare. Vabbè, è un po' piccola, però lasciamo stare. Questo speriamo che starà vivo qua. Provo a piantare di nuovo, vediamo. Magari più tu salti. Vabbè, uno si sta, dai. Avevo vista così, stavo morendo perché le foglie erano tutte rotte con buchi che gli insetti andavano, e poi era anche un po' mallone. Ok, così va meglio. Ok, così finito. Allora il video finisce qua, aspettate. Eccomi di nuovo, l'ho pulita e questa è la patata. Tan, 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 tan. Bella, rotonda, più grossa di tutte le volte che ho fatto le patate, quindi è stato buono. E anche ho visto che la patata, la pianta, è molto più grossa del normale, quindi è buono. E adesso vi voglio mostrare una cosa velocissima. Questo qua, guardate, questo è un vaso, possiamo dire grosso, che è un sacchetto, e sono 3 patate. Se vedete bene qua si vede un pochino verde, ma non penso che si veda così tanto nel tuo video, però lasciamo stare. E qua è una cosa diversa da quell'altro, che è difficile perché devi togliere la patata. Da qua potete andare qua e aprire da questo buco. Ho già iniziato questo da almeno una settimana e sto già iniziando, ma ci vorrà un po'. E per questo il video finisce così. Lasciate like e iscrivetevi al canale se volete altri video come questo. E ciao!